Perché molte volte noi non ci rendiamo conto, ma la lingua italiana viene parlata e frequentata nel mondo grazie alle opere liriche, perché la Traviata, la Tosca, queste opere vengono eseguite in tutto il mondo. Lui è filippino, è un grande pianista filippino, vive a Parigi. Nelle Filippine un mese fa hanno fatto Bohème di Giacomo Puccini. Quindi la lingua italiana viene parlata, viene frequentata proprio come prima volta attraverso l'opera lirica. Quindi noi italiani abbiamo il dovere di difendere questo patrimonio. Quindi per questo noi i giovani sono, io sono un giovane, sono sempre un po' vecchio, ma sono giovane. Lei è una ragazza giovanissima, una giovane cantante lirica, e quindi noi investiamo nei giovani perché sono il futuro di questa generazione che porteranno avanti questo patrimonio. Quindi un applauso di incoraggiamento a Giulia.